Cari amici, subentro dopo il video che ha fatto Orazio e poi l'avvocato Cerchiara, però con un altro video, perché sennò il precedente sarebbe apparso piuttosto lungo. E la mia presenza serve semplicemente per, partendo da alcuni dati che sono scritti, per fare alcuni chiarimenti di carattere più che altro storico, storicistico, perché se no rischiamo sempre di cadere nel presentismo. Il presentismo è una maniera giusta di giudicare le cose come stanno, dicendo come stanno, ma se noi non abbiamo schiacciato, compresso, se noi non abbiamo anche un'idea storica degli avvenimenti, chi non conosce il passato non conosce il presente. No, chi non conosce il passato è come essere sempre bambini, l'ha detto Cicerone. No, ma anche altri l'hanno detto. Sì, vabbè, chi non conosce il passato non può determinare il presente e presagire. Esattamente. Esattamente. Allora, io ho qui alcuni foglietti che io vi farò vedere, e in alcuni di questi foglietti sono anche dei libri, leggerò alcune cose. Intanto qui abbiamo un bell'articolo che è stato pubblicato sulla Verità del 4 giugno 2019, intervista a Steve Bannon, perché qui ci dobbiamo ricordare bene che questi signori che comandano sono alla fine dei loro comandamenti, perché il nuovo paradigma rovescerà tutto quanto. È stato parlato dagli amici prima del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è la classica manifestazione di un partito cuscinetto che si è venuto a creare in una situazione particolare, per cui sono nati, si sono sviluppati dei movimenti politici i quali hanno raggruppato in una maniera o nell'altra, direi anche molto ma molto superficialmente, come a voler rinchiudere dentro il bozzolo di un vermine tutta una serie di pulsioni, di tendenze ideologiche, di tendenze sociali, di culture. Andate a vedere la maggior parte dei membri del Movimento 5 Stelle sono giovani neolaureati in scienze sociali, in psicologia, in tutte queste culture. Pseudoculture. No, vabbè, no, sono tutte culture che però raggruppano tutta una serie di istanze che sono messe lì dal punto di vista molto confusionario. Cazzum. Per cui si è venuta a creare una ideologia che è appunto l'ideologia Five Stars, che ci ricorda, bravo, mi piace, quella anni 40-45, esattamente, che ci ricorda qualcosa di molto più interessante, cioè la sinistra rivoluzionaria durante la rivoluzione francese. La sinistra rivoluzionaria, che cos'è? Montagnard. Quelli che poi noi abbiamo definito il Montagnard, oppure la montagna, mentre la destra era la palude. La sinistra non a caso hanno avuto quelle definizioni all'epoca, sì, perché era esattamente così. Ma era così, era la palude, quelli non si muovevano, alla palude non sono morti. La reciproca epurazione è avvenuta nell'ambito della montagna tra di loro. Tutti gli altri sono sopravvissuti dopo Termidoro. Quelli che sono venuti in superficie e che poi hanno dato il vita al direttorio, sono i sopravvissuti di quel Parlamento. Gli altri sono morti tutti perché si sono uccisi tra di loro. Perché si sono uccisi tra di loro? Perché un regolamento di attenzione, un regolamento di conti, l'ha descritto molto bene in un suo opuscolo quel grande scrittore franco-svizzero, che a me piace moltissimo. Ma perché si sono uccisi?
perché lo scontro politico è avvenuto, perché generalmente si parla la rivoluzione francese, hanno ammazzato tutti, no, l'epurazione è avvenuta all'interno di quel singolo movimento. E gli altri, che affinità che c'ha oggi con quello che succede oggi? Che il Movimento 5 Stelle nasce dalla stessa confusione ideologica e politica e arriverà a una scissione. Qualora poi il discorso diventasse molto più consistente, si ammazzeranno tra di loro. Ma questo è un destino storico, è sempre avvenuto e continuerà a avvenire. Laddove, attenzione, laddove il cambiamento di paradigma determinerà delle trasformazioni in atto che coinvolgerà tutte le forze politiche presenti, per cui le vecchie forze politiche rappresentate oggi dal PD, ricordiamoci che il PD è un coacervo tra post-cattolici e post-comunisti, ricordiamocelo bene, due strutture mentali e ideologiche in fallimento. No, ma soprattutto che lavorano e accettano la realtà attraverso dogmi, oltretutto, non con ragionamento, oltretutto, con una verità imposta. Allora, quindi una modalità di pensiero del tutto amorfa. Esattamente, tant'è vero che dietro a questi burattini ci sta una figura che noi chiamiamo Papa Francesco, perché ovviamente è un gesuita che ha usurpato, un delinquente, diciamo, sì, meglio, contro l'autentico Papa, verrà ricordato fra 200 anni come il gesuita usurpatore, contro l'autentico Papa, il vero Papa, che è e resta ancora Ratzinger, perché non è un caso, cari amici, che quando ci sono delle manifestazioni importanti compare Ratzinger vestito da Papa, perché un Papa non può essere dimissionato e gli altri sono tutti antipapi, come nella storia della Chiesa, sono antipapi, il gesuita non potrà mai essere un Papa. Oltretutto, in quanto gesuita, ci vorrebbe solo un appuntamento, no, allora, per parlare. Allora, alcune cose vanno dette. Allora, no, bisogna dire quel figlio di gran puttana che era Inigo de Loyola, non Ignazio, ma Inigo. Sì. Il signore aveva messo a disposizione la sua spada in favore di Leone XIII, no, Leone XI, che era un medico anche lui, non mi ricordo bene. Sì, l'undicesimo era un medici. Non mi ricordo bene, Leone decimo sicuramente, Leone undicesimo non mi ricordo. Vabbè, insomma, fatto sta che lui era il braccio armato, soprattutto nel nuovo mondo, per conto della Chiesa Cattolica, con tutto quello che ne deriva, anche con l'assunzione di responsabilità di eccidi in mani efferati. Esattamente, esattamente. E quindi aveva ben chiaro la sua, diciamo, funzione di assassino prezzolato per conto dei gesuiti, dei non convertiti. Ricordiamocelo bene, i gesuiti vanno, la divisa del gesuita, e lo vedete dove volete, c'ha la croce, che è grande così, infilata a mo' di spada nella cintura, ricordiamocelo sempre. Quindi il gesuita non può mai essere papa, è sempre comunque un antipapa. È un esecutore del papa. Esattamente. Allora, tant'è vero che il movimento dei gesuiti è stato più volte condannato. No, aspetta, è stato più volte condannato per omicidi, per avvelenamenti, no, ma anche aver fatto assassinato personalmente personaggi illustri. Allora, ritorniamo a questo discorso. Questo è un articolo molto importante, perché è un articolo in cui Steve Bannon, che non è l'ultimo venuto e che per me corrisponde a Dugin, perché l'equivalente intellettuale russo di Steve Bannon è Dugin, dove dice quello che noi abbiamo sempre detto, il paradigma sta cambiando. L'altra cosa che volevo dire, molto importante, che ci ha comunicato l'amico Guido da Montefeltro questa mattina, il Papa nella una delle sue ultime dichiarazioni ha detto che i sovranisti sono la causa della guerra. Allora, non è vero, tu sei un falsario, tu sei un maledetto cialtrone, perché noi sappiamo i sovranisti sono i martiri del sistema, non noi sappiamo che siete voi papati
che avete provocato il 50-60% delle guerre, ai vostri, assieme ai vostri associati Rothschild, Rockefeller, Warburg, Fugger. Fugger, soci in affari alla, sulla pelle dei coglioni che vi credono. E con questo lo faccio vedere di nuovo, vi faccio vedere altre tre o quattro. Noi, voi sapete che noi, io soprattutto, ho sempre citato quel grande medico che è stato il professor Nicola Pende. Qui abbiamo un estratto della rivista Minerva Medica, numero 44 del 2 giugno 1954. Guardate cosa scrive il grande medico Nicola Pende. Guardate un po' qui, il genio prevede: la medicina sociale moderna è il pericolo mentale. Lui aveva capito che attraverso i sistemi conoscitivi del meccanismi mentali, lor signori avrebbero elaborato delle dottrine e soprattutto delle pratiche di condizionamento, eccetera. Lui la scriveva nel 1954. Ecco perché io cito sempre il grande professor Nicola Pende, è stato qui. Poi, qui c'è un'altra cosa che io mi soffermerò soltanto per farvelo vedere. Ne ho già parlato più di una volta. Rassegna storica del Risorgimento, anno 22esimo, fascicolo secondo, febbraio 1935. Attenzione, solo nel 1935 gli storici sono venuti a conoscenza degli atti del governo borbonico del 1860, perché prima non c'erano, non si sapevano. Qui sono stati pubblicati gli atti di tutte le sedute del governo, le ultime sedute del governo e delle prime sedute del governo della dittatura di Garibaldi. Quindi, prima del 1935, qualsiasi illazione era valida, perché non si sapeva nulla di quello che aveva deciso quel governo. Capito, cari amici che ce l'avete con Garibaldi? Dove viene detto qui che il ministro degli interni era il capo della camorra? Sono perfettamente d'accordo con te. Al quale fu su questo. Allora. Anche se non sono uno storico, No. Però riconosco che hai ragione. È scritto qui, Liborio Romano, al quale Liborio Romano, chi non ci crede, era stato dato l'incarico di andare a chiedere i soldi, indovinate a chi? Ai Rothschild. Ai Rothschild, qui c'è scritto. Capito? I Rothschild gli davano, se loro ce l'avevano, li davano a chiunque, anzi a tutte le parti in gioco. Perché chiunque vinceva loro a maggior ragione, e se perdevano ancora di più guadagnavano. A maggior ragione se quello che gliene chiedeva era il capo della camorra. O sbaglio? E ce l'avete ancora con Garibaldi? Teste di cazzo! Quale legittimismo? Qui ci sono gli atti. Questo è il numero di Il Pensiero Mazziniano. C'è un articolo intitolato Corruzione capillare, pagina 47. Differenza fondamentale tra deficit pubblico e debito pubblico. È sostanziale che sia stato scritto qua, in un periodico che è stato pubblicato nel 1993. Oh signori, qui la confusione è totale. Il deficit è investimento produttivo, il debito è un debito improduttivo. È già solo quello è indicativo. E questo però è un punto, anche perché io non sono un esperto di economia, in cui tu devi ritornare e devi... E noi dovrei, io faccio vedere un po'... Garibaldi può pure non tornare, ma questo devi assolutamente tornare. Ecco, qui no, c'è un altro... perché lo devo capire anch'io, C'è un articolo bellissimo intitolato Il suicidio del regime, e perché la democrazia cristiana e gli aspetti...
di carattere sociologico. Gli aspetti di carattere sociologico molto interessanti descritti qui, che spiegano come la Democrazia Cristiana nel 1946-47 compagnia cantante ha avuto l'egemonia, perché è stata un'egemonia particolare, spiegata in questo numero di questa prestigiosa rivista. Con questo io sto per finire, però voglio finire, se mi permettete, in bellezza. Quindi, con i fuochi d'artificio. Sì. Pietro Gerbole è stato un grande scrittore di questioni storiche, politiche. Pietro? Si chiamava Pietro Gerbole. Il libro è intitolato Commentatori e deputati. Edito da Longanesi, mi pare, te lo dico subito, nel 1954. Allora, e questo appunto lo leggiamo per concludere. Allora, scriveva il grande Scipio Scighele, che poi morì, se non vado errato, nel primo conflitto mondiale, e che aveva scritto tra l'altro un libro importantissimo intitolato I suggestionatori e la storia, edito nelle edizioni del Borghese. Qui c'è una cosa interessante, perché se noi non conosciamo i precedenti, non conosciamo le conseguenze. Chi allora, non conosce la storia non conosce, può immaginare il futuro. Esattamente. Quest'epoca fiacca, scriveva Scipio Scighele nel 1893, in cui gli onesti non hanno il coraggio del vero e il codice penale non la minaccia di 10 mesi, con la minaccia di 10 mesi di reclusione li conforta a rimanere nel loro vile silenzio, questo doloroso periodo di indifferentismo e di tolleranza, nel quale pare che solo i maligni, gli impulsivi o i mattoidi sappiano di tanto in tanto rivelare le immoralità che corrompono la nostra vita politica, scriveva Scipio Scighele nel 1893. Erano messi molto male, molto peggio da noi, nonostante tutto. In quell'epoca Costanzo Chauvet fu il più adulato e temuto corruttore dell'ambiente politico della capitale. La dolorosa storia di Sbarbaro consigliava a tutti i savi, timorati e imprudenti a levarsi il cappello dinanzi a lui, che col piccolo occhio furbo, dallo sguardo freddo e sprezzante, con un sorriso sarcastico, rispondeva in tono protettore, allorché il grande Felice Cavallotti, che ricordiamo morì durante uno dei tanti duelli che faceva contro i suoi nemici che lui denunciava a spada tratta, era un marziniano, senza disperdere le sue energie in mille direzioni, come faceva il povero Sbarbaro, lo ghermì, lo mise con le spalle al muro e cominciò a narrare la sua storia. In lettere accolte soltanto dal moderato e monarchico Fanfulla, perché gli organi di sinistra, redatti da uomini con 1000 code di paglia, si guardavano bene dal provocare il potentissimo uomo. Vi risulta che ci sia qualcosa di differente rispetto a oggi? E siamo nel 1893. Ma questo Costanzo Chauvet, che poi... Era appena dopo lo scandalo della Banca Romana. No, è questo. È questo. Era appena successo, si era appena scoperchiato. È questo. Nella seduta parlamentare del 24 giugno 1893, parlando sul disegno di legge per il riordinamento degli istituti bancari, Felice Cavallotti disse: quale influenza come invisibile... Come si chiamava? 1893. No, il governatore della Banca Romana, Tavolti. Adesso te lo leggo. Tavolti. No, quello era Tallongo. Poveraccio, era uno stronzo. Ma aveva preso nome. Allora, convinto di fare bene, oltretutto. Come tutti gli stronzi. I quali ovviamente si barcavenavano.
un po' te ne regala a te, ne stampa un po' per te, un po' per me, un po' per lui, e un po' per tutti i cattocomunisti. E però lui è stata la vittima sacrificale, perché la stessa cosa facevano esattamente tutti gli altri, come stanno facendo adesso in maniera industriale. Esattamente, tutto quello. Quale influenza, lui diceva in una sua conferenza Felice Cavallotti, quale influenza invisibile ha fatto sì che il direttore di un giornale romano del mattino, dopo aver preso dalla banca romana danari a piacere, in riconoscenza pagasse l'ultima cambiale di 70.000 lire in biglietti da 1.000 della Banca Nazionale? Un po' di luce intorno a quel signore. Non è mia colpa se un desiderio come questo riguardi lo studio di questa legge. Io non so se tra i membri della giunta vi sia, giunta governativa, vi sia chi ignori che da Turpe Fucina partì il primo embrione del disegno di legge, la nuova disegno di legge bancario italiano. Chi lo faceva? Attenzione. Un individuo che in una sera memorabile, devo credere per audacia e millanteria, pose a Bernardo Tanlongo il dilemma: o firmare la convenzione o il carcere. Questo dilemma era posto alle 11 di notte. Bernardo Tanlongo non volle firmare quello che egli chiamava il suicidio della banca romana. A mezzanotte usciva il mandato di cattura contro Tanlongo. Ah, cavolo! E al mattino. Quindi ci avevo visto bene, vittima sacrificale, proprio prenotata. E natura. Ma basta capito, fare un po' mente locale. Costanzo Chauvet, che noi potremmo assimilare molto bene a personaggi come il padrone dell'Espresso, di Repubblica e compagnia cantante, è una realtà di cent'anni fa. Costanzo Chauvet rispose, una replica. Costanzo Chauvet rispose chiamando calunniatore, però solo nelle edizioni di provincia del suo giornale. A Roma lo sapevano bene, ma questa cosa. Vabbè, queste sono cose che conoscete voi, una persona che ascolta. Ma io lo leggo, ma noi viviamo la stessa situazione. Sì, Felice Cavallotti. Non spiegare, perché se no allora, io non la capisco. Costanzo Chauvet era il proprietario dell'equivalente di Repubblica di oggi, che era un mascalzone che tra l'altro si era cambiato pure il nome. Aveva ricattato Tanlongo. Sappiamo bene da dove proviene quella moda. Allora, anche adesso ultimamente cambia. Odevaine. Ma chi è? Ma anche De Benedetti, se mi permetti. Allora, Bernardo Tanlongo, come hai detto giustamente tu, ha pagato il danno. Costanzo Chauvet che cosa ha fatto? Ha chiamato, ha definito calunniatore Felice Cavallotti, ma solo nelle edizioni di provincia. In modo che lui non le leggeva, oltretutto. Ma Felice Cavallotti gli avrebbe subito fatto un duello. Denuncia, certo. Il quale cominciò allora la pubblicazione nel Fanfulla delle celebri lettere inerranti la meravigliosa storia del Marchese di Roccabruna. Perché questo signorino qua, che si chiamava, l'ha detto lui, Chauvet, in realtà si chiamava Chiovetto, nasce e diventa proprietario di giornale come ladro di polli, perché rubava ai commilitoni quando faceva il sergente. Il nonno si chiamava Chiovetto, Choet, e aveva tradotto il cognome in Chauvet, per ragioni sulle quali il biografo sorvola, ma che non dovettero essere onorevoli. Costanzo nacque in Santo Stefano Belbo, Cuneo, guarda che strana coincidenza, vengono più o meno tanti di questi personaggi, no, di quel Piemonte che ha dato vita alla Fiat e a tanti altri individui che sempre lì, è nato nel 1844 ed entrò nella vita fuggendo dalla casa paterna dopo aver rubato danaro al padre e incolpato del furto la donna di servizio. Capito, cari amici? Il personaggio è uguale a quelli di oggi. E vorrei che qualcuno di Repubblica, della Stampa, della Corriere della Sera, del Venerdì,
di 7 del Consiglio eccetera mi dicesse che io sono un mentitore quando leggo queste storie. Ma la storia è appena incominciata qui, capito? E adesso non io vorrei non vorrei, faccio un'osservazione, una riflessione, pensando a quel periodo confusione bancaria delle 6 banche di emissione nazionale, non vorrei che l'invasione finanziata dai Rothschild fosse una diatriba interna fra il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, che erano in concorrenza tra comunque di loro. È sicuro, erano in concorrenza tra di loro e sicuramente erano loro che agitavano nel torbido per ottenere le garanzie maggiori di concessione da parte del Borboni. E i Borboni sappiamo che avevano. Ricordiamoci che il Banco Napoli è sempre stato la banca più ricca d'Italia. Sì, questo è sicuro. Quando hanno potuto metterci le mani sopra, lo hanno fatto. Alla fine, vedi caso che cosa è diventato il Banco di Napoli? Oggi il Banco di Napoli? Giorgio. Sì. Io sono. Come si chiama oggi il Banco di Napoli? Banco di Napoli, che sappia io. Oh! Il Banco di Napoli, non lo so. Chi è stato l'ultimo grande direttore del Banco di Napoli? Frignani. Oh, me lo mando. Il mio concittadino Frignani, ma comunque non è quello. Figlio del generale Frignani. No. Assolutamente no. No, assolutamente. Allora, chiudo. Il Banco di Napoli si chiama oggi, mi stupisce. Meno mi viene. Intesa San Paolo. Ah, è vero. No, dopo, aspetta, l'ha detto pure. Dopo che quel figlio di puttana di Amato, nel 92, fece la una tantum del 4 per 1000 per sanare quel debito di prestiti non recuperati di circa 12.000 miliardi di lire dell'epoca. Esattamente, vecchio conio. Arrivederci, cari amici. Sempre? Sempre così, e ricordatevi che noi siamo sempre i più informati fra tutti quelli che vi possono informare. Alla faccia della morigeratezza. Esatto. Ragazzi,